Da anni, tra i videogiocatori, il nome FIFA è sinonimo di sfide tra amici incentrate sul gioco del calcio. Ma quanti di voi conoscono il primissimo titolo di questa serie sportiva? Vi aspetto dopo la sigla. Facciamo salto indietro nel tempo, a cavallo tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90. Quando i videogiochi sportivi basati sul calcio utilizzavano esclusivamente la vista dall'alto, detta anche bird's eye o volo d'uccello, come kick-off o sensible soccer. E laterale come football champ o super sidekick. Ma a fine del 1993, quasi a ridosso del periodo natalizio, grazie a Extended Play Production, un team di sviluppo interno di EA Canada, venne rilasciato su Mega Drive il primissimo titolo di questa serie con il nome di FIFA International Soccer. Qualche anno prima, la casa di produzione Electronic Arts si era avventurata per la prima volta nel mercato dei videogiochi sportivi, rilasciando nel 1988 John Madden Football. Successivamente, in un proseguo di versioni aggiornate del gioco, si aggiunsero altri titoli sportivi, includendo giochi di golf e hockey su ghiaccio. Sotto il nuovo banner Electronic Arts Sport Network. Il braccio europeo di Electronic Arts svolse delle ricerche sulla possibilità di realizzare un videogioco sportivo che attirasse il pubblico del vecchio continente, pensando che un gioco di calcio collegato ad un'associazione avrebbe avuto le migliori possibilità di successo, prevedendo cifre di vendita davvero elevate. Electronic Arts US, dati alla mano, diede il via libera al progetto, affidandolo ad un team di 10 sviluppatori interni presso gli studi canadesi di Electronic Arts, mettendo a capo dell'operazione il vicepresidente di EA Canada, Bruce McMillan, affidandogli un piccolo budget di $80.000 per svilupparlo inizialmente su Mega Drive, con il titolo provvisorio di EA Soccer. Il leader del mercato di giochi di calcio all'epoca era Sensible Soccer, seguito da Kickoff, che entrambi utilizzavano punti di vista top-down dall'alto al basso. Quindi il team esaminò ambedue i giochi accuratamente, sentendo di dover fare qualcosa di diverso per non entrare in competizione con questi titoli e per distinguersi. Decisero quindi di puntare di più sul realismo di gioco, sulle animazioni e aggiungendo un punto di prospettiva completamente nuovo e rivoluzionario per il genere, la visuale isometrica. EA Sports. It's in the game. Altri titoli EA Sports possedevano già licenze ufficiali che gli consentivano l'inclusione di nomi di squadre, giocatori e stadi reali. E al fine di garantire lo stesso risultato per il loro primo titolo calcistico, EA firmò un accordo quinquennale proprio con FIFA, l'organo che governa il gioco del calcio. L'accordo però prevedeva pagamenti di royalty molto basse, perché oltre all'utilizzo del logo FIFA, tale licenza non includeva i nomi di squadre, loghi, nomi di giocatori, sembianze o stadi, quindi nulla di quanto già visto inizialmente negli altri titoli sportivi. Addirittura venne messo in dubbio il riconoscimento della licenza FIFA in Nord America, pensando che il nome Team USA Soccer fosse più appropriato. Ma fortunatamente, temendo un flop nelle vendite, questa decisione venne annullata, mantenendo il titolo FIFA International Soccer per tutte le versioni. Durante la fase di sviluppo, la pressione nella sede canadese iniziò a salire quando giunse la notizia che l'anno successivo, nel 1994, US Gold era pronta a rilasciare già in primavera il gioco ufficiale dei mondiali di calcio, World Cup USA 94. Quindi il team, messo quasi all'angolo, decise che avrebbe accelerato lo sviluppo del loro gioco, anticipando il più possibile il titolo US Gold, mirando ad un rilascio entro la fine dell'anno. Il gioco venne completato a novembre e fu pronto per essere esposto sugli scaffali natalizi dei negozi prima della fine del 1993.
Per la prima volta il prestigioso marchio FIFA veniva associato ad un videogioco che regalava ai possessori del Mega Drive un nuovo approccio al genere. Il punto di vista isometrico era una vera novità per quei tempi e donava al gioco la sensazione di assistere ad una vera partita trasmessa in TV. Animazioni degli sprite eccellenti più credibili, il pubblico che rispondeva con urla all'azione di gioco e il gameplay immediato resero l'esperienza davvero spettacolare. Il gioco si basa su partite di calcio internazionali, scegliendo tra 48 squadre nazionali in totale, più una squadra chiamata Yale All-Star. Ogni squadra è composta da 20 giocatori immaginari. Ognuno di loro, ad esempio Tim Hansel dell'Inghilterra o Joe della Savia dell'Italia, prendono il proprio nome dai ragazzi del team di sviluppo. Ma non importava a nessuno in quel periodo, in quanto la giocabilità, che restava spettacolare dal primo all'ultimo minuto, cancellava tutto. Certo, bisognava prendere la mano con quella nuova prospettiva di gioco inizialmente, ma poi il divertimento andava aumentando, così come la sfida tra amici, perché grazie all'utilizzo del multitap la competizione si espandeva fino a 4 player contemporaneamente. Sono disponibili 4 modalità di gioco: esibizione, torneo, playoff e lega. Pur essendo chiaramente arcade, aveva elementi di simulazione nelle tattiche prepartita, impostando le proprie scelte tramite menu. Utile anche l'inserimento di una telecamera attivabile tramite tasto che ci aiuterà nei rinvii dal fondo, oltre ad un replay istantaneo attivabile in qualsiasi momento. Chiaramente, essendo il primo gioco della serie, c'erano alcune cose da sistemare, come i problemi di collisione tra i giocatori e qualche bug qua e là, ma la resa a schermo bastava per far impallidire tutti i concorrenti. E l'impronta televisiva, tipica di tutti i giochi EA Sports, è presente nelle presentazioni testuali prepartita. Nell'edizione PAL vediamo in copertina David Platt dell'Inghilterra che protegge il pallone contro il giocatore della Polonia nella partita Inghilterra-Polonia avvenuta il 29 maggio del 1993. Mentre nella versione nordamericana e giapponese vediamo raffigurati Pat Bonner che allontana il pallone da Ruud Gullit in Irlanda-Olanda. Successivamente FIFA International Soccer raggiunse quasi tutte le maggiori console domestiche e PC dell'epoca, come il Master System, Mega CD, Game Gear, Super Nintendo, MS-DOS, Amiga, Tradio, Game Boy.
Nel giugno del 1995 Atari strinse un accordo con EA per portare una serie di titoli selezionati dal loro catalogo su Atari Jaguar CD, tra cui FIFA International Soccer. Tuttavia, questa versione non venne mai rilasciata a causa del fallimento commerciale dell'Atari Jaguar. Il sequel, FIFA Soccer 95, venne rilasciato nel 1994 esclusivamente per Mega Drive, dando così inizio alla serie FIFA, con un nuovo gioco principale rilasciato ogni anno. EA inizialmente prevedeva di vendere circa 300.000 copie del gioco in Europa e al momento di rilascio per Sega Mega Drive quei numeri vennero superati di gran lunga. Basta pensare che nel Regno Unito il gioco ha venduto 400.000 copie solo nelle ultime due settimane di dicembre, diventando il quinto videogioco casalingo più venduto del 1993 in Inghilterra, continuando a vendere più di 500.000 copie nelle prime quattro settimane dalla data di uscita. E questo titolo negli Stati Uniti ha raggiunto la vetta della classifica delle vendite per Super Nintendo nel giugno del 1994. Le riviste di settore accolsero con grande entusiasmo FIFA International Soccer, definendolo il più grande gioco di calcio mai visto. Questo titolo epico ha decretato l'inizio della storia legata alla serie FIFA, che è rimasta nel tempo il marchio simbolo dei giochi di calcio. E FIFA International Soccer è la dimostrazione di come gli anni 90 siano stati una fonte inesoribile di innovazione per i videogiochi, soprattutto quelli destinati alle console domestiche. Io di questo titolo ho un ricordo bellissimo. Dallo stupore iniziale di quella prima partita ai successivi pomeriggi trascorsi a casa del mio amico Christian in sfide senza tregua. E tu hai iniziato con FIFA o eri più legato a International Superstar Soccer o PES? Condividilo con un commento. Grazie per essere stati con me. Come sempre vi aspetto al prossimo video. EA Sports. It's in the game.